concederci questo nuovo giorno perché una nuova opportunità ci sia concessa dall'alto, quella di essere liberati e di essere risparmiati. E che tu, o Signore, abbia pietà ancora di quelli che sono oramai disposti e decisi di farla finita con il mondo dei piaceri, della carne e del peccato. Che questo avvenga al più presto, prima ancora che la porta della grazia e della salvezza sarà chiusa ai popoli e alle nazioni, e altresì tuo Dio concederai misericordia a quei di dentro che han pensato di liberare il proprio cuore attraverso la confessione delle proprie labbra e non fare ancora le vittime, né tantomeno commiserarci né compiangerci, togliendo via l'ipocrisia, la menzogna e la falsità insieme all'inganno, perché chi pensa di ingannare altrui inganna se stesso davanti a te, così come è scritto nella tua parola. Chi pensa di non aver peccato alcuno inganna se stesso, è come se facesse Dio bugiardo. Ma tu sei Dio di verità e che scruti ed altresì rendi palese il nostro cuore e la nostra mente che è davanti a te. Signore, distruggi questo spirito di autogiustificazione. È un demone terribile che io sento dappertutto. Satana riesce ad autodefinirsi innocente nella mente di chi gli presta ascolto, e questo è l'inganno della menzogna. Ma se stiamo davanti a te e lo Spirito tuo si concederà questa libertà perché disposti saremo a ricevere il consiglio di Dio, allora ci farà i raggi X stamattina per liberarci da questa torpitudine e da questo sconquasso e sfascio morale e spirituale. Libera la tua casa, libera il tuo popolo, apri la mente e disponi il tuo cuore. Non essere leggero, perché la condanna dei reietti che si sono ribellati a Dio sarà oramai stabilita ed eseguita. Ma beati sono quelli che stamattina decideranno di liberare il proprio cuore dai peccati occulti, dai pregiudizi, dalle calunnie e altresì dall'espressione della maledizione che è uscita dalle nostre labbra. Che questo avvenga, la confessione gli uni agli altri è un ordine di Dio, e lo Spirito Santo sta leggendo nella mente e nel cuore di chi si vorrà liberare davanti a Dio, ai fratelli e al pastore, perché Cristo inonderà il nostro cuore della sua luce e la pace di Dio arricchirà le anime nostre e saremo
soccorsi dall'Onnipotente. Ti ringraziamo, Signore, perché questa è la verità. È inutile nascondersi, è inutile infingersi, è inutile ancora dimorare nella propria iniquità, perché il Signore vuole liberare il suo popolo e redimerlo appieno per santificarlo e per provvederlo d'ogni soccorso e d'ogni consolazione. Partecipa alla preghiera e non fare la statua davanti a Dio, perché siamo qui per il Signore. Egli è la luce perpetua del suo popolo, è la speranza di tutte le genti, è la consolazione degli afflitti, dei poveri diseredati e da chiunque si senta abbandonato. È solo Cristo il Signore darà loro pace, conforto, riposo e liberazione. Vogliamo ringraziarti e lodarti per Gesù Cristo, il nostro unico Signore, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Seguilo al mattino, seguilo alla sera, seguilo.
Spirito Santo, Spirito Santo.
me. Volevo dare una buona libertà alla famiglia Bidello stamattina, perché domani mattino, nella tarda mattinata, riprenderanno il loro viaggio per tornare a Città di Castello, ed è buona cosa che loro ringraziano il Signore per il grande miracolo compiuto nella vita del piccolo Rube, e salutare la Chiesa. Ringrazio il Signore stamattina per la cara sorella Teresa di Piana degli Albanesi. Vogliamo dare gloria al Signore. Sì, benvenuta fra noi, che Dio ti benedica, e quindi sarai libera di salutare la Chiesa stamattina. Dando, vogliamo dare subito spazio alla testimonianza. Grazie Signore. Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. È un onore, è una gioia essere nella casa del Signore, perché del continuo vogliamo dire, come disse il salmista: io mi sono grandemente rallegrato quando mi è stato detto andiamo alla casa del Signore. Non perché la mattina dobbiamo alzarci, gloria al nome del Signore, come tanti religiosi che si alzano e dicono oggi andiamo in chiesa perché è un rito andarvi. No, il salmista disse queste testuali parole: fratelli, io mi sono grandemente rallegrato quando mi è stato detto andiamo alla casa del Signore. E noi ci dobbiamo rallegrare quando la mattina Dio ci fa aprire gli occhi e ci dona ancora un nuovo giorno per ognuno di noi, gloria al nome del Signore. Questo già è una benedizione, gloria al nome di Gesù. Quanto più la domenica mattina qui dobbiamo venire alla presenza di Dio, dobbiamo venire secondo la sua volontà, secondo le benedizioni che Dio ci ha preparato. Ringraziamo il Signore perché, come tutti sapete, gloria al nome del Signore, ci siamo mancati da molto tempo dalla casa del Signore, gloria al nome di Gesù, a cagione della gravidanza di mia moglie, gloria al nome del Signore. Tutti sapete che è stata una gravidanza voluta da Dio, incominciata bene, gloria al nome del Signore, nella volontà di Dio, ma per strada Dio ha preparato delle prove per noi affinché potessimo essere forgiati, gloria al nome del Signore, perché sappiamo che Dio ci dice che noi dobbiamo passare ognuno di noi per i fornelli ardenti, gloria al nome del Signore. E noi, come ci ha insegnato il nostro caro ed amato pastore, siamo ancora al primo fornello in ogni momento, perché ogni fornello che Dio ci dona è veramente, fratelli cari, per prepararci a ciò che il Signore ha voluto donarci, gloria al nome del Signore. E ringrazio Dio perché voglio darvi la testimonianza in questo di ciò che Dio ha fatto per il piccolo Ruben, perché il restante Dio benedirà la mia compagna a dirvi come il Signore ha guidato questa gravidanza per la sua gloria e ciò che il Signore aveva preparato. Vi dico solo questo, che Dio già ci aveva promesso, gloria al nome del Signore, 8 anni fa, attraverso in prima la sorella Anna, gloria al nome del Signore, che disse che il Signore ci dava un figlio maschio, gloria al nome di Gesù. E noi siamo andati, gloria al nome del Signore, per questa fede avanti, perché sappiamo che Dio non fa nulla senza rivelarlo in prima ai suoi unti profeti, gloria al nome del Signore. E siamo andati avanti per questa fede, e alla fine, gloria al nome del Signore, Dio ha voluto donarci questo fanciullo che durante la gravidanza, in tutte le ecografie che la mia compagna ha fatto, non si è riuscito a vedere il suo sesso. Ma questo, fratelli, è una prova per ognuno di noi che Dio ci dona. A noi ci ha donato questa prova per vedere se noi eravamo fedeli e fermi in ciò che Dio ci aveva promesso, gloria al nome del Signore. E siamo rimasti fedeli in questo, perché gloria al nome del Signore, quante volte abbiamo ricevuto da qualcuno dicendo: sapete cos'è, sapete che non è? Noi dicevamo: non si è mai visto, ma per fede e fiducia abbiamo che lui è maschio, gloria al nome del Signore. E siamo andati avanti con questa fede fino all'ultimo giorno,
della 32esima settimana che il piccolo Ruben è venuto alla luce, perché il bambino è venuto alla luce di 32 settimane, cioè di 8 mesi, gloria al nome del Signore, ma è dovuto venire alla luce a cagione di un problema che si è suscitato, che il bambino non si nutriva più dalla placenta della mia compagna, gloria al nome del Signore, e io mi trovavo lì al lavoro e a un certo punto, era dopo l'ora di pranzo che siamo rientrati io ed il fratello Tonino Di Lorenzo, siamo rientrati al lavoro, a un certo punto mi arriva una chiamata sul telefono della mia compagna che dice: guarda che mi stanno portando di urgenza in sala operatoria perché hanno deciso che mi devono fare il taglio cesareo perché il piccolo non si nutre più, gloria al nome del Signore. Pensate che non sapevamo nemmeno ancora il nome, Dio ancora doveva rivelarlo, stavamo attendendo la volontà di Dio e il nome che Dio aveva preparato per il fanciullo. Io di corsa ho abbandonato il lavoro, mi sono recato lì in ospedale, la mia compagna già era in sala operatoria che la stavano operando. A un certo punto, nemmeno dopo mezz'ora, è uscito il piccolo Ruben con il pediatra insieme a lui, dicendo che il bambino era nato di 1,335 kg, ma il bambino aveva subito molte complicazioni, molti problemi, molti travagli, molte sofferenze nella sua nascita, e di cui forte era che il bambino riusciva a salvarsi, riusciva ad avere la vita, gloria al nome del Signore. E nel momento che andammo sopra, io attendevo la mia compagna che uscisse, che uscì dopo 2 ore, e del continuo stavo in dialogo, in discorso con i medici, con il pediatra, e mi diceva del continuo: incominci a prepararsi perché dovrà portargli la notizia a sua moglie che il bambino stiamo vedendo dove portarlo, perché non ci sono reperibilità. Di cui Ruben è stato la bellezza di 2 ore dal momento che è stato trasportato, perché è nato alle 3:54, le 14:54, e l'hanno trasportato alle 17 all'ospedale di Arezzo. Pensate che da Città di Castello ad Arezzo distano 40 chilometri, ma non sono 40 chilometri di strada liscia, ma sono 40 chilometri di strada montuosa, perché si deve percorrere in prima la montagna per arrivare alla città di Arezzo. E di cui, fratelli, il medico già nell'umano mi diede la sentenza dell'uomo, disse: suo figlio non arriverà vivo ad Arezzo, incomincia a preparare anche sua moglie. E voi potete immaginare la sofferenza che può avere un padre in quel momento, anche che eravamo e siamo nel Signore e avevamo la stretta fiducia nel Signore, che era Dio che operava. Ma la sofferenza, sapete, vi prende in quel momento, l'angoscia vi prende nel cuore di dire: Signore, stendi la tua mano. E c'era la sorella Anna Maria San Domenico con noi, che incominciò a vedermi piangere e disse: fratello, io non ti ho mai visto piangere come un bambino veramente in questo giorno, in questo momento. Chiamai l'uomo di Dio, la prima cosa che feci, e gli dissi tutto l'accaduto, del quale ringrazio Dio, fratelli, e dobbiamo essere onorato. Ognuno di noi deve essere onorato di come Dio ha posto un suo unto, un suo servo nel mezzo di noi, nel quale del continuo, giorno e notte, alla presenza di Dio e all'ascolto della voce del Signore, della volontà di Dio, gloria al nome del Signore, affinché il Signore possa ascoltare il grido in prima suo e dopodiché il grido dei suoi figli, di cui incominciammo a pregare insieme, gloria al nome del Signore. Incominciammo veramente a piangere insieme, perché veramente Dio ha posto in questo suo servo l'immedesimazione, come vuole che ognuno di noi ci immedesimiamo nel nostro prossimo, ci immedesimiamo nel nostro fratello, ci immedesimiamo nel nostro nemico, perché Gesù disse: ama il tuo peggior nemico come te stesso. E in questo, fratelli cari, ringrazio Dio per come veramente ha posto nel suo unto questo amore, questa immedesimazione, che non l'ho visto in tanti. Oggi, non per offesa, fratelli,
Vediamo molti predicatori che si stanno a sollazzare sul mare, dicendo dobbiamo avere un tempo di pausa, a settembre ricominceremo di nuovo. Gesù non è mai andato in pausa, anche sulla croce disse: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Non si dimenticò di coloro che erano sotto la croce e coloro che lo stavano ingiuriando. Così ho visto nel servo di Dio, nell'uomo di Dio, che del continuo non è andato a divertirsi a destra e a manca, ma è ancora qui sul pulpito ad amministrarci la parola di Dio. Tra il caldo, tra le sofferenze, tra le prove, tra i combattimenti, tra i travagli nella sua casa, nella sua famiglia, tra i problemi che Dio conosce. Però, fratelli cari, lo vediamo sempre al suo posto di combattimento. E questo abbiamo imparato da quest'uomo santo, da quest'uomo veramente che si sforza del continuo a fare la volontà di Dio e si immerge nella presenza di Dio. Molti di voi possono dire: voi innalzate l'uomo. No, io vi dico in prima che non innalziamo l'uomo, perché non è l'uomo che stiamo innalzando, ma stiamo innalzando Dio, la presenza di Dio, l'operato di Dio che viene l'uomo di Dio. Non innalziamo l'uomo, perché la Bibbia ci insegna e ci dice: maledetto l'uomo che si confida nell'uomo. Ma innalziamo l'operato che viene l'uomo, perché Dio ha posto il suo spirito in questo suo servo. E chi è che vuole dire al contrario? Chi è venuto davanti a questo microfono e molte volte ha detto: il Signore ha operato, il Signore ha fatto, il Signore ha detto attraverso l'uomo di Dio. E oggi si vuole rimangiare le parole. Io vi dico, fratelli, fatevi l'esame di coscienza. Fatevi l'esame di coscienza di ciò che avete detto davanti a questo microfono. Affinché dite: Signore, cosa ho detto io in passato? Cosa ho detto io in passato di quest'uomo? E perché oggi mi sto rimangiando le parole? Così, fratelli, ritornando a ciò che il Signore ha fatto per Ruben, l'uomo di Dio mi disse queste testuali parole: non temere, figlio mio, perché il Dio ha già operato, gloria al Signore. E noi siamo andati fiduciosi in questo, perché vi era questo pediatra, gloria al nome del Signore, che era usato da Satana. Sappiamo che il diavolo si usa anche, gloria al nome del Signore, dei medici, di chi egli vuole. E diceva: no, no, non si preoccupi, si prepari, perché suo figlio, le ripeto, non arriverà ad Arezzo. E io dissi: non si preoccupi, perché il Signore mi ha detto che questo fanciullo dovrà crescere e dovrà servirlo per la sua gloria, dovrà essere un suo servo. E il diavolo non vuole questo, perché sa che questo fanciullo un giorno gli avrà da rompere le corna, disse al medico. Se per questo non tema. Di cui venne il professore, il pediatra, e disse: il bambino in queste situazioni, comunque la situazione è molto critica, il bambino non sappiamo se arriverà ad Arezzo. Dissi: non si preoccupi, dottore, perché Dio mi ha detto questo. Noi non sapevamo che questo fanciullo fosse maschio fino ad oggi, però nel nostro cuore già avevamo la certezza che era maschio, perché Dio 8 anni fa ce l'ha detto, che lui ci dava un figlio maschio e che doveva servirlo per tutta la sua vita. E ne andiamo fiduciosi in questo. Per questo non tema, che il bambino crescerà sano e salvo. Così questo professore disse: va bene, andiamo avanti per la fede che lei ha nel suo cuore. Così i fratelli alle 5 presero il piccolo Ruben e lo trasportarono all'ospedale di Arezzo. E gloria al nome del Signore, prima di continuare la testimonianza, alleluia, scusate l'emozione, ma si può comprendere. Gloria al nome di Gesù. Così volevo leggervi ciò che il primario
è medico della neonatologia dell'ospedale di Arezzo, sarebbe la sala di rianimazione per i fanciulli. Questo lui l'ha trascritto in sintesi, però in ciò che il fanciullo nel momento che è arrivato ad Arezzo ha subito ed avuto. Diagnosi delle dimissioni qui. RDS in neonatologia prematuro, CID, dotto arterioso, previo intolleranza alimentare, asfissia neonatale senza sindrome neurologica, postafissiaca, insufficienza renale transitoria, anemia nella prematurità, ipocalcemia. Questo è il decorso di ciò che gli hanno fatto al bambino. Trasferito presso la nostra unità operativa a mezzo ambulanza, a poche ore dalla nascita, con cannula di Maio orale d'ossigeno in culla, al momento dell'ingresso di stress respiratorio con cianosi intensa, vengono aspirati le prime vie aeree e si effettua ventilazione manuale con ambu e maschera, quindi intubazione nasotracheale. Si applica ventilazione meccanica, incannulata vena e arteriosa ombelicale, correzione di acidosi metabolica in più tempi, ventilazione meccanica per 6 giorni, coagulotalapia da consumo presente in prima giornata di vita con rapida normalizzazione, intolleranza alimentare con ristagni biliari per cui è stata somministrata per circa 10 giorni, dotto arterioso previo trattato farmacologicamente con ibuprofene con successo. Nei giorni di degenza ha presentato un normale assetto neurocomportamentale, ha eseguito 2 controlli di elettroencefalogramma, ha presentato anemia della prematurità, pertanto ha iniziato terapia con eritropoietina dal 16/5/2007, nonché ferro acido folico. Questo è ciò che il medico, perché io ho chiesto al primario se potrà scrivermi una relazione in chiaro, gloria al nome del Signore, di tutto ciò che Ruben ha subito. Ma vi lascio a dire questo, che il medico mi chiamò la sera e disse: signor Bidello, io credevo che lei venisse qua, ma io gli dissi: dottore, in verità ho ritenuto più opportuno stare vicino a mia moglie, che come lei sa ha subito un cesareo e sta soffrendo, quanto più sta soffrendo anche la mancanza del proprio figlio, non avendolo avuto vicino nemmeno un secondo, perché nel momento che hanno tratto fuori il piccolo Ruben subito l'hanno messo in incubatrice. Dice: va bene, ci vediamo domani. Nel giorno successivo che sono stato in ospedale, il medico diceva: signor Bidello, ho temuto tanto, perché è forte che questo bambino riusciva a tenersi in vita. Abbiamo fatto del possibile, il tutto. Sono stato l'intera notte con questo fanciullo e non so cosa è successo a questo bambino, perché nel momento che il bambino ha subito questo trauma, che doveva arrivare l'ossigeno al cervello a piccolo Ruben non gli era arrivato, e loro, come vi ho letto, temevano che il bambino poteva rimanere menomato, poteva rimanere invalido nel punto cervellare. Ma gloria al nome del Signore, Dio non ha permesso questo, perché gli hanno fatto encefalogramma, gliene hanno fatto 2, il 27 ha subito la terza. Ma i medici, vi era la neurologa che nel momento che salì su dove Ruben stava facendo l'elettroencefalogramma, disse: io le dico una cosa, questo bambino è un miracolato, perché amen. Questo fanciullo, grazie Signore, due sono le cose, quanti sono passati per questa patologia, per questa sofferenza, o dovevano morire o dovevano rimanere ritardati mentali, mentre che questo bambino ha tutte le funzioni normali, come un bambino normale. Gloria al nome del Signore.
E questo è per la gloria di Dio, fratelli. Perché nel momento che si era in ospedale, il medico mi chiamò una sera e disse: signor Bidello, dobbiamo trasportare suo figlio in una chirurgia d'urgenza, perché purtroppo il bambino ha una perforazione all'intestino e supponiamo che dobbiamo operarlo di urgenza. E io dissi al medico: non temi, dottore, perché Dio, come ha iniziato la sua opera, la porta a compimento. Non è un Dio che si ferma. Noi crediamo in un Dio vivente, che vive, che opera. E per questo non si preoccupi, vada avanti. Se questa è la volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio. Ma eravamo fiduciosi che Dio ancora una volta operasse per la testimonianza in quell'ospedale, gloria a Dio. Mi chiama il giorno seguente il medico e dice: signor Bidello, io non so niente, io non capisco. Quando parlo con lei, basta che lei mi dice vada avanti, non si preoccupi. Perché il Signore quello che fa lo porta a compimento, andiamo a fare di nuovo l'esame e vediamo che il bambino non ha nulla più. Grazie. Dio, la testimonianza, fratelli, sarebbe molto, ma molto lunga, perché abbiamo veramente passato ben 2 mesi quasi, perché è entrato il piccolo Ruben il 24 aprile, quando è nato nell'ospedale di Arezzo, ed è uscito il 9 giugno, dove è Dio che ha disposto questo tempo. Perché vedevamo, fratelli, bambini che 1,8 kg, 1,7 kg prendevano e uscivano, erano a volte nelle condizioni peggiori di Ruben e uscivano. Ma io e la mia compagna ci meravigliavamo, dicevamo: ma com'è che qua 1,8 kg, 1,9 kg, 1,7 kg, Ruben ancora niente? Ma sapete, fratelli, che Dio dispone il tempo, perché il nome del Signore Gesù doveva ancora essere glorificato e chi entrava in quel reparto doveva ricevere la testimonianza di Ruben, di cui loro adesso stanno aspettando una foto di Ruben, che vogliono metterla lì in bacheca con la sua testimonianza sotto. Gloria al Signore, perché ha toccato il cuore di molti. L'ultimo cuore che ha toccato, che la mia compagna stava parlando, io ero fuori, perché purtroppo in queste situazioni le mamme, come sempre, hanno il privilegio di entrare come vogliono, di stare vicino al bambino, mentre che i papà dovevano aspettare alle 7:30 di sera e ricevere solo 1 ora per stare vicino al proprio figlio. Ma anche in questo Dio ha glorificato il suo nome, perché noi andavamo di pomeriggio e ci facevano entrare, andavamo di sera e ci facevano entrare, e grazie a Dio abbiamo avuto questa opportunità. Venivano momenti che non c'era nessuno nella culla, c'era solo Ruben e qualcun altro. Io dovevo uscire alle 8:30 e si facevano le 10, le 11 per uscire, perché Dio preparava i tempi, gloria a Dio. E l'ultima testimonianza, veramente Dio ha benedetto il cuore di quell'anima che da molto che desidera ricevere un bambino e che non gli vengono questi bambini. Ma abbiamo detto: abbi fiducia nel Signore, ed era un'infermiera. Abbi fiducia nel Signore, Dio opererà. E in questo veramente abbiamo potuto vedere la gloria di Dio, la mano di Dio. Quante volte andiamo, vedono Ruben sempre più grande e si rallegrano, gioiscono, perché dicono: il morto risorto. Gloria a Dio. Dicono: è un bambino che era morto, ma è stato risorto. Gloria a Dio. E questa è la nostra gioia. La nostra gioia non è che Dio ci ha ridato Ruben, gloria al Signore, ma la nostra gioia è che la sua testimonianza possa colpire i cuori delle anime. Che la sua testimonianza possa infondare, gloria al nome del Signore, come altresì abbiamo avuto la testimonianza del fratello Daniele, attraverso questo ministero, attraverso quest'opera, nei cuori di molte anime, l'amore. E di ciò che il Signore fa e ha fatto attraverso questo ministero, fratelli. Non dobbiamo guardare solo come il Signore ha operato, che ha liberato dalla morte, che ha liberato dalla morte Daniele, che ha liberato dalla morte Ruben, e quanti sono entrati in quest'opera che oggi non ci sono più, che Dio li ha liberati dalla morte, li ha scampati dalla morte. Ma dobbiamo guardare anche le minime cose che Dio ha fatto per ognuno di noi, anche le postille che Dio ha fatto per ognuno di noi, fratelli, perché questo è operato di Dio.
Questa è gloria di Dio, questa è potenza di Dio che vive e dimora e regna nel mezzo di noi. E chi è che dice di no, fratelli? Io ringrazio Dio che sono in quest'opera e servo il Signore in quest'opera da quasi 10 anni. Ma do gloria al Signore, perché attraverso questo ministero, attraverso quest'opera, attraverso le verghe, attraverso le riprensioni, sono potuto crescere. Sono potuto crescere davanti alla presenza di Dio. E se ancora oggi vengo ripreso, non me la prendo. Non dico il pastore è molto duro, mi ha ripreso. Perché mi ha ripreso? Perché questi fanno questo e io non lo posso fare? No. Ma ubbidienti e sottomessi, fratelli. Perché la Bibbia dice siate sottomessi ai vostri conduttori. Sottomessi alla volontà di Dio e all'opera di Dio. Andiamo avanti. E se siamo tutti, fratelli, sottomessi e veramente siamo tutti ubbidienti alla volontà di Dio, noi vedremo quest'opera crescere. Molte volte alziamo la preghiera al Signore e diciamo: Signore, ti prego, facci vedere la tua opera grande, immensa, che dobbiamo prendere un altro locale. Ma nel tuo cuore ce l'hai questo? Nel nostro cuore c'è questo, fratelli? C'è questo che Dio ha disposto? C'è quest'amore? C'è questa gioia? O nel nostro cuore c'è solo parole? Perché ricordatevi che le parole non servono a nulla. Un giorno saremo alla presenza di Dio e le nostre parole saranno portate via dal vento. Ma ciò che rimane in noi è quello che veramente abbiamo deciso nel nostro cuore, di essere fermi. Ognuno di noi può dire quello che vuole, fratelli. Può dire quello che vuole. Soffriamo insieme a voi anche da lontano. Subiamo insieme a voi anche da lontano. Stiamo soffrendo per quest'opera anche con voi, anche da lontano. Non è che ci siamo dimenticati e ci dimentichiamo. Grazie. Siamo davanti al computer ogni domenica mattina. Siamo insieme. Perché desideriamo ascoltare la voce del Signore. E Dio ci ha grandemente benedetti. Grazie, Signore. Perché Dio veramente ha usato questo canale per le anime nostre. Per questo, fratelli, sforziamoci. Sforziamoci a fare la volontà di Dio. Dio non ci chiede di fare tanto, di alzare castelli, perché vediamo che coloro che alzarono la torre di Babele lo fecero per la propria vanagloria. Lo fecero per loro stessi. Ma se noi alziamo, gloria al nome del Signore, anche gloria al nome di Gesù, una piccola pietra e diciamo: Signore, questa è per la tua gloria, Dio l'accetterà. La pietra deve essere nel tuo cuore, non nella materia. Alleluia. Devi essere fondata sulla roccia angolare che è Cristo Gesù, e Cristo ci inonderà della sua presenza. Pregate per noi. Amen. Come altresì noi pregheremo per voi, perché sappiamo che il bisogno è grande della preghiera, fratelli. Perché Gesù disse: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Vogliamo pregare gli uni per gli altri, combattere il buon combattimento di Cristo. L'uomo di Dio ha detto domani mattina, ma noi oggi partiamo, oggi pomeriggio, perché domani già dobbiamo essere al lavoro. Gloria al nome del Signore, perché avevamo in cuore di partire domani. Ma ogni cosa è nelle mani di Dio, Dio conosce. Amen. Ogni cosa. Grazie, sì. Oggi partiremo per la volta di Città di Castello, porteremo i vostri saluti ai nostri cari ed amati fratelli. Amen. Che sono in quelle contrade. Pregate per ognuno di noi. Dio è il compitore di ogni cosa, come avete ascoltato già dal fratello Tonino. Dio ci ha voluto donare un nuovo lavoro e Dio anche in questo ha glorificato il suo nome. Dio ha glorificato il suo nome perché abbiamo atteso in quelle contrade. Ho lavorato saltuariamente per agenzie per ben lunghi 3 anni e mezzo. Ma oggi Dio ha voluto darci veramente la gioia di condividere l'amore di Dio tra i fratelli, perché lavoriamo la maggior parte tra i fratelli, di cui, gloria al nome del Signore, mio cognato Enzo Sodano è uno che farà parte nel giorno di domani nell'azienda dove noi lavoriamo. E questo diamo gloria a Dio, perché non è operato dell'uomo, ma è operato di Dio. Perché quando noi vediamo che le porte sono chiuse,
Dio è lì che le spalanca, fratelli. Quando vediamo che davanti a noi è tutto buio, è lì che appare uno spiraglio di luce. E ringraziamo il Signore perché Dio, proprio domani incomincerò il primo giorno direttamente con un contratto aziendale, direttamente con l'azienda. Grazie, di cui il fratello Tonino ha incominciato già martedì. E diamo gloria a Dio perché Dio ha voluto iniziare questo. Dio, attraverso dell'uomo di Dio, disse queste testuali parole. Disse: fratelli, il Signore riempirà quel luogo pieno di figli di Dio. E noi abbiamo incominciato a vedere questo. Stiamo vedendo, perché la maggior parte che stanno entrando sono figli di Dio. Gloria al Signore. Stiamo vedendo veramente che stiamo ricevendo ed avendo una fiducia sul lavoro che è difficile ricevere nel momento che uno entra e c'ha giusto 4 mesi. Abbiamo avuto delle responsabilità sul lavoro che è impossibile darla ad un uomo che entra da 4 mesi ed ha iniziato il suo proprio lavoro in quell'azienda non sapendo di cosa si trattasse dell'azienda. Questo è opera di Dio, fratelli, non è opera dell'uomo. E noi ringraziamo Dio perché anime hanno ad essere salvate anche in quell'azienda. In nome del Signore sta venendo annunziato, perché il Signore disse: andate in tutto il mondo ed annunziate il mio Vangelo, affinché chiunque avrà creduto sarà salvato. Ora che vogliamo fare? Ieri in un'evangelizzazione si parlava, e c'era mia suocera, uno diceva: vediamo che tutti escono. Questo era una persona del rinnovamento dello spirito, un cattolico, e diceva: noi stiamo sempre con le mani in mano. Ma fratelli, noi anche ci vogliamo muovere, diamoci da fare, perché il regno di Dio è vicino. Gloria al nome del Signore. Il regno di Dio è vicino, e i violenti, gloria al nome del Signore, lo rapiscono. Incominciando da me, vogliamo essere fievoli, vogliamo pensare ai nostri affari. Un giorno ci ritroveremo come quelle donne, quelle vergini disavvedute, che pensando ai propri affari non si curarono di tenere l'olio nelle lampade. Grazie, Signore. Quando venne lo sposo, gloria al nome del Signore, trovarono la porta chiusa. E sappiamo, fratelli, la parola di Dio cosa ci insegna e cosa ci dice. Per questo siamo immersi e fortificati nel Signore. Dal Levante al Ponente teniamoci mano nella mano e Dio opererà per la sua gloria. Vi lascio nell'amore del Signore, vi abbraccio e preghiamo che il Signore ci dia tempo per rivederci appresto per il suo amore. Che Dio vi benedica. Alleluia. Amen. 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 Cercherò di stringere, perché vogliamo dare spazio alla parola di Dio, perché è quella che ci inonda l'anima ogni giorno, è quella che ci ciba la sua presenza. Ma è giusto ringraziare il Signore per ciò che ha fatto nella nostra vita, anche se è stato il terzo figlio, però è stata nella benedizione anche una prova da superare, ma ringrazio il Signore perché Dio, come sempre, Egli è il fedele e ci ha sostenuti. Lo ringrazio perché un po' di tempo fa, quando aspettavo ancora il piccolo Ruben, se qualcuno si ricorda, io testimoniai che il Signore stava preparando questa benedizione, che io ancora non sapevo nulla. Venendo qui nella città di Napoli, nella casa del Signore, l'uomo di Dio ebbe in cuore di pregare per me. E poi mi disse, dopo pregato, il Signore mi visitò con potenza, mi disse: tu sai il Signore ora ciò che ha fatto per te. Ma io in quel momento il Signore mi teneva ancora all'oscuro di ciò che aveva preparato, di questa benedizione. E ricordo che dicevo: Signore, io ho sentito la tua meravigliosa presenza, però non so ancora ciò che tu hai fatto per me, ma tu aprirai i miei occhi nello spirito.
E lo ringrazio perché il Signore stava preparando il tempo. Infatti, ritornando a casa nelle contrade di Città di Castello, io dovevo fare delle analisi, delle ecografie per sapere, diciamo, il mio stato, diciamo, fisico, come stava per affrontare un'altra gravidanza. Ma ricordo che il Signore ha messo la sua mano, perché non ho avuto opportunità di fare nessuna visita, non ho avuto opportunità di fare nulla. Mi ricordo, ho fatto solo le prenotazioni, ma nessuna visita è stata fatta, perché il Signore ha voluto mettere lui la sua mano, non ha voluto che la mano dell'uomo fosse messa, ma la sua mano il Signore ha posato su di me, e la guarigione istantanea, fratelli, perché ad agosto ricordo che siamo partiti da qui l'ultimo giorno e sono arrivata a settembre, inizio di settembre, poi ho saputo, facendo le analisi, che aspettavo il piccolo Ruben. Gloria al Signore, è stata una grande benedizione, e il Signore in quel momento stesso, dopo aver ricevuto le analisi che ho saputo che aspettavo la gravidanza, il Signore in quello stesso momento aprì i miei occhi e mi riportò alla mente della benedizione e della preghiera che l'uomo di Dio aveva fatto per me in quella stanzetta. E lo ringrazio perché il Signore mi fece comprendere che quella preghiera era stata una preghiera di guarigione, che il Signore aveva voluto operare lui per la sua gloria, la guarigione nel mio corpo, affinché questa gravidanza poteva essere effettuata e andare avanti. E lo ringrazio perché veramente il Signore è fedele e buono, e Dio opera, e come sempre Dio opera nei suoi servi. E veramente io, fratello, da che ho conosciuto il Signore e fino a questo giorno, voglio testimoniare per la gloria di Dio che l'uomo di Dio, il Signore, veramente ha posto la sua gloria, ha posto la sua potenza nel suo cuore, ha posto l'umiltà, ha posto la pace, ha posto ogni cosa, ogni dono il Signore ha posto nel suo cuore per noi, fratelli, per noi, perché ne possiamo usufruire ogni giorno. E veramente che il Signore ci aiuti a studiarci, di andare avanti e di camminare insieme all'uomo di Dio, uniti nello Spirito. Lo ringrazio perché da quel giorno che seppi che aspettavo il piccolo Ruben è incominciata questa gravidanza, e all'inizio è andato tutto bene, e infatti mi sentivo gioiosa, allegra. Poi il Signore è incominciato a mettere in noi questa prova, e noi sappiamo che il Signore lo fa per la sua gloria, ma anche, fratelli, per vedere in noi la fedeltà. Se noi solo con le labbra diciamo: Signore, ti amiamo, Signore, ti vogliamo servire, ma il Signore viene in un istante per provare i nostri cuori, per vedere se ciò che noi diciamo è la pura realtà, o lo diciamo solo a parole, o lo diciamo solo a chiacchiere. Se noi amiamo il Signore, sia nella distretta che nella gioia. E lo ringrazio perché il Signore non è dall'uomo la forza che pone i nostri cuori, ma è dallo Spirito suo Santo. Ci ha dato forza di resistere alle tentazioni, ci ha dato forza di resistere nella prova. Il Signore ci è stato accanto veramente, fratelli, in un modo meraviglioso, e lo ringrazio perché so che sono state le preghiere dell'uomo di Dio che ci hanno tenute davanti al Signore, fratelli, perché ricordo che all'inizio io mi scoraggiai perché ho incominciato un po' un travaglio tra ospedali, però in quel tempo il Signore ha posto la sua mano, perché anime dovevano essere benedette, anime dovevano ascoltare la parola del Signore, dovevano ricevere una testimonianza già da prima che piccolo Ruben venisse, Signore, alla vita. Grazie, e il Signore si è usato di mia madre, che è venuta lì per aiutarmi, per starmi accanto, e il Signore si è usato un po' del mio compagno, e così il Signore un po' ha voluto prendere le mie labbra, nonostante ero lì che non è che stavo molto bene, però grazie a Dio il Signore è colui che anche nei momenti più difficili della nostra vita il Signore prende le nostre labbra e le usa per la sua gloria. E lo ringrazio perché ricordo che la sera che sono stata ricoverata avevo la pressione molto alta e non stavo bene. E c'era la sorella Anna Maria, che nell'ospedale di Città di Castello attualmente lavora, mi disse: ma sorella Melania, ma io vedo una cosa che non si riesce a spiegare. Tu c'hai una pressione molto alta, che ti hanno preso la pressione, cioè stai bene, non ti senti niente? Disse: sorella Anna Maria, io non mi sento niente, sto bene. Disse: ma ricordati che è la nostra vita nelle mani del Signore, e il Signore so che ha tutto sotto controllo.
E voglio testimoniare anche questo per la gloria di Dio, che il Signore mi diede un sogno proprio dove mi rivelava tutto ciò che mi sarebbe accaduto. Il Signore mi stava già, come dire, iniziando a preparare per quello che sarebbe poi avvenuto. E infatti, perché quando il giorno che sono stata in ospedale, che poi ho partorito, sono andata lì per una visita e mi sono trovata a fare un cesario. Vi lascio immaginare, fratelli, non è stato facile, perché trovarsi lì per una visita e poi il medico che ti viene vicino e ti dice: Signore, dobbiamo operare d'urgenza e fare un cesario perché il bambino non sta bene. Io ero pure con una gestosi, quindi è stato tutto, il Signore ha fatto tutto in fretta. Grazie a Dio, grazie. E ricordo che come io nel sogno dissi proprio queste parole, nel sogno dissi: mi sembra tutto un sogno ciò che sto vivendo. Così io l'ho detto nella realtà, fratelli, perché è stato una cosa veloce, in fretta, ma il Signore mi fece vedere che poneva la sua unzione su una ostetica che grazie a Dio è stata vicina anche alla sua Maria Assunta, e il Signore l'ha usata per la sua gloria, e il Signore poneva l'unzione su lei, perché questo in quel giorno non lo so che ha fatto, ha messo un ospedale sotto sopra, gridava, e si mise subito in opera, e così fece avvicinare i medici, li chiamò tutti, e questo, e sono stata subito giù a fare il cesareo, mi hanno portato subito giù. È stata una cosa in fretta, fratelli, veramente. Però ringrazio il Signore, grazie, perché grazie. Il Signore anche giù nella sala lì operatoria ha posto veramente delle anime accanto a me, gentili, premurose, si sono presi cura di me anche nei momenti, perché loro hanno visto che io ero sola, la mia grazie, famiglia era sì. Qui giù, e facevano: ma lei grazie, è sola? Ho detto: grazie. No, io non sono sola, perché il Signore è con me, e lo ringrazio perché sentivo una pace. Loro venivano vicino, mi accarezzavano, mi volevano consolare, ma io sentivo una pace nel cuore. Da che poi si sono complicate un po' le cose giù in sala parto, mentre mi operavano, e mi hanno addormentata. Mi hanno addormentata, così non ho potuto vedere il piccolo Ruben quando è nato, e l'ho visto dopo 4 giorni. Amen. Grazie, sì. Da che sono andata lì ad Arezzo. Fratelli, non è stato facile all'inizio vederlo in quell'incubatrice piccolino, così un battuffolino piccolino. No, non vi so spiegare l'emozione che ho provato in quel momento, ma sentivo la benedizione del Signore. Ritornando un attimo indietro, quando il mio compagno venne nella stanza che loro mi portarono su dopo operata, e mi disse: guarda, i medici hanno detto le condizioni del bambino sono così, così. Io, fratello, nel mio cuore, io lo guardavo solo negli occhi, ma nel mio cuore sentivo la pace del Signore. Niente, il nemico non è riuscito per un istante a mettere in me dolore, afflizione. Sentivo solo una pace, una serenità. Da che l'ostetica che mi era vicino, che mi stava sistemando nel letto, mi guardava con gli occhi sbalorditi e diceva: ma come? Per dire, questa sta ascoltando ciò che il figlio ha, come sta il figlio, se non si sa se vive, se no. Questa, cioè, mi vedeva con una pace, una serenità. E lo ringrazio, fratelli, perché questo chi lo fa è il Signore. Se noi ci affidiamo al Signore, sentiamo questa pace, sentiamo questa gioia, anche nei momenti più difficili. Forse il mondo non si può spiegare, fratelli, ma noi lo possiamo spiegare, perché abbiamo il Signore nella nostra vita. E più ci lasciamo guidare dal Signore, e più il Signore è colui che opera in noi. E lo ringrazio, perché lo guardavo proprio per dire: non temere, perché il bambino è nelle mani del Signore. E ringrazio il Signore, grazie, non ricordo bene, 2 giorni che il Signore si rivelò in nome attraverso l'uomo di Dio. Abbiamo atteso veramente che il Signore, infatti ricordo che i medici venivano: allora, Signore, come si chiama questo bambino? Aspettiamo, stiamo aspettando. E così il Signore, nelle labbra del suo servo, gloria al Signore, si rivelò il nome, e io rimasi sbalordita, fratelli, perché non me l'aspettavo. Sono rimasta veramente meravigliata, ma nello stesso momento gioiosa, e ringrazio il Signore, perché il Signore rivela i nomi veramente per ciò che realmente, diciamo, come vanno le cose. E infatti Ruben significa il figlio tanto atteso, e gloria al Signore, perché veramente l'abbiamo atteso. Diamo con gloria, gioia al Signore. Amen.
So che gli angeli del Signore in questa mattina fanno festa con noi alla presenza del Signore, e ringrazio il Signore perché veramente questa testimonianza ha fortificato i nostri cuori. Lo ringrazio il Signore per l'uomo di Dio, per come ci è stato accanto, veramente, fratelli. Io so con tutto il mio cuore che lui ha pregato instancabilmente davanti al Signore. So che l'ha fatto anche la sorella Anna, so che l'avete fatto ognuno di voi, e voglio ringraziare il Signore e voglio benedire il Signore per ognuno di voi, come ci siete stati accanto con la preghiera, perché so che avete supplicato e gridato il Signore per noi, e Dio vi benedica veramente, il Signore vi ricompensi, perché oggi possiamo godere di questa gioia, di questo piccolo fanciullo, ma non solo di lui, ma di tutti questi piccoli fanciulli che il Signore ha portato in questo tempo alla luce, perché sono doni del Signore che il Signore ci dà, e il Signore ci aiuti veramente a custodirli nella sua presenza, a tenerli davanti al Signore. Veramente, fratelli, studiamoci, perché sappiamo che nel mondo non c'è altro che peccato, inganno, sofferenza, ma ciò che il Signore veramente mette ogni giorno nei nostri cuori è la fedeltà, la fedeltà nella sua parola, la fedeltà di essere semplici, di essere puri, di essere candidi, di non avere nient'altro, nessuna parte d'obbligo, se non quella di amarci gli uni agli altri, fratelli, ma di vero cuore, di vera sincerità, che il Signore veramente possa togliere da mezzo di noi quello che a lui dispiace, quello che lì vede ancora nei nostri cuori che non è buono, fratelli, ma che il Signore ci aiuti veramente ad essere fedeli alla sua parola, uniti a camminare con l'uomo di Dio, uniti a camminare con la sua parola, fratelli. Non guardiamo più a destra né a manca, fratelli, guardiamo al Signore, perché lui è la nostra vita, lui è la nostra salvezza, lui è il nostro rifugio. Lui ha sofferto per noi sulla croce, il Signore, nessun altro, né un figlio, né un padre, né una madre, né una moglie, né un marito, fratelli, non dobbiamo mettere nessun altro a capo se non il Signore nella nostra vita. Lo ringrazio perché fino al giorno di ieri questo dicevo al Signore: Signore, io aiutami ad esserti fedele fino alla fine, Signore. Aiutami a camminare, Signore, con i miei fratelli, con il tuo servo, perché io, uniti a loro, voglio essere presentata davanti al tuo trono il giorno che tu tornerai. E fratelli, veramente vi chiedo nell'amore del Signore di pregare gli uni per gli altri, ma in particolare per l'uomo di Dio, fratelli, perché sappiamo le sofferenze, per quando le conosciamo, fratelli, ma non sappiamo dietro ciò che soffrono i servi del Signore, ciò che devono combattere ai piedi del Signore. Il Signore vi benedica. Spero con tutto il cuore che sia stato per voi di benedizione. Grazie, la testimonianza del piccolo Rume. Sì. Vi ringrazio come ci avete sopportati nell'amore del Signore. Dio vi benedica, ringrazio il Signore per questo tempo che ci ha donato. Voglio dire con tutto il mio cuore all'uomo di Dio che lo amo tanto nell'amore del Signore. Gli chiedo perdono se gli ho procurato delle sofferenze, e anche a volte involontarie, perché a volte siamo con i nostri pensieri e non chiediamo discernimento al Signore, e possiamo procurare delle ferite nel cuore del servo di Dio, ma io chiedo che il Signore mi perdoni per questo, e chiedo perdono all'uomo di Dio, che il Signore lo benedica grandemente, sostenendo l'anima sua e il suo cuore, e donandogli grande gioia, grande benedizione. E ancora in questa mattina veramente uniamoci veramente, fratelli, nello spirito, chiedendo al Signore: Signore, benedici il tuo servo, benedicilo, Signore, benedicilo, Signore, benedicilo con la tua potenza, Signore. Signore, la tua gioia grande, Signore, nel suo cuore e nell'anima sua, Padre. Lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, Signore, perché possa essere alleggerito, Padre, da ogni peso, Signore, da ogni travaglio, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, Signore, e rendi a noi fedeli alla tua parola, nel nome di Gesù. Pregate per noi, per il viaggio, pregate che il Signore appresto ci riporti qui per stare con voi, per gioire ancora nella sua presenza, affinché il Signore ancora non è tornato, che il Signore ci possa trovare pronti, che il Signore vi benedica nel nome di Gesù, che benedetti in eterno. Amen. Amen. La sorella Teresa per ultima, per poi ascoltare la parola di Dio. Vogliamo dare gloria al Signore Gesù. Grazie, Signore, grazie. Amen. Pace a tutti, sono la sorella Teresa, vengo da Palermo, frequento la chiesa nostra di Palermo, di Piana degli Albanesi,
Innanzitutto è una gioia essere qui insieme a voi, gloria al nome del Signore perché dice la parola di Dio. Ecco quanto è buono e piacevole che fratelli dimorino insieme grazie, nell'unità. Signore, e grazie a Dio posso vedere come lo Spirito del Signore è uno, sia qui che a Palermo, e come il Signore veramente ci fa uno in Lui. Siamo la sua famiglia ed egli ringrazia il Signore perché si prende cura di noi ogni giorno. Gloria al nome del Signore. Anch'io sono felice e ringrazio il Signore per come ancora, gloria al nome del Signore, vi scusate l'emozione. Vi porto i saluti del fratello Nino, il pastore generale, vi manda tanti calorosi saluti a voi, al pastore. Mi ha detto anche di portare con me l'amarezza, che purtroppo a quanto pare non è una cosa soltanto del pastore Nino ma anche del pastore Salvatore, gloria al nome del Signore, gloria a Dio, e questo non dovrebbe esserci in mezzo al popolo di Dio, perché dovremmo essere come tanti Aaron e Ur per i servi del Signore e sostenerli nel compito che essi hanno ricevuto da parte del Signore, perché essi hanno bisogno del nostro sostegno e gloria al nome del Signore. Dicevo l'altra volta col fratello Giuseppe questo, che leggevo da qualche parte che la vita di un credente è benedetta in base a quello che è il suo operato in verso ai servi di Dio. Quindi più noi benediciamo i servi di Dio, più noi li sosteniamo e sosteniamo l'opera di Dio, più la nostra vita sarà benedetta dal Signore. Il Signore vuole che noi facciamo sul serio con Lui, non essere all'acqua di rose e magari correre dal pastore solo quando abbiamo bisogno. Ah, prega per me, e poi dove sta il pastore? Il pastore ha bisogno del nostro aiuto e del nostro appoggio, gloria al nome del Signore. Anche lui ha i suoi problemi, i suoi pesi nella sua casa, nella sua famiglia, e in più porta anche i nostri pesi, gloria a Dio. Io ringrazio il Signore che veramente nel nostro ministero egli ci ha dato dei servi di Dio unti dal Signore, chiamati direttamente da Lui, così come faceva nei tempi antichi, come chiamò Mosè, Elia e tutti quanti i suoi servitori. Per quanto riguarda il ministero, volevo condividere una visione che il Signore mi diede tempo fa. Mentre mi trovavo a Palermo, nella casa del Signore si stava cantando quel canto "Se il mio popolo", gloria al nome del Signore. E in prima il pastore Piero Zanca aveva detto, perché il pastore Nino si trovava qui in mezzo di voi, aveva detto: vorrei vedere un istante di quello che fu, diciamo, di quello che passò il Signore sulla croce. E mentre stavamo cantando questo canto, io chiesi al Signore: Signore, facci tornare a te in ogni istante della nostra vita, perché siamo veramente miseri indegni. E tutto un tratto il Signore mi fece vedere, cioè, Lui stesso sulla croce, giù, mentre gli infilavano i chiodi nelle mani. E nel palmo delle mie mani, ecco, sentivo fisicamente il dolore, gloria al nome del Signore. E il Signore diceva: ecco, io ti ho scolpita nelle palme delle mie mani, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ora il Signore mi diede a intendere che questo non era soltanto per me, ma per tutto il popolo di Dio, è ancora qui per voi. E in più il Signore, un altro sogno di cui io non ricordo molto di quello che ho visto in questo sogno, però mi ricordo soltanto una cosa, che a un certo punto il Signore dava un messaggio e c'era scritto la Chiesa scritta, gloria a Dio, cioè scritta nei cieli, come dice il Signore nel libro della vita. E io ringrazio il Signore perché questo è un ministero benedetto, molto travagliato, perché l'uomo maledice, il diavolo cerca di distruggere, ma è benedetto dal Signore. E noi sappiamo che l'aiuto del Signore e la sua mano vale più di tutto, e nessuno può fermare l'opera di Dio. Mentre stavo sul treno chiedevo al Signore: Signore, fammi di essere di benedizione ai miei fratelli, tu sai, conosci quello di cui hanno di bisogno loro, io non so niente, però tu li conosci. E il Signore mi mise davanti Isaia 40, di cui vorrei leggere alcuni versetti. Sì, Signore, grazie, Padre. Il Signore ti ha lodato. Amen.
La voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. E ancora, ecco il Signore, l'Eterno viene con potenza e il suo braccio domina per lui. Ecco il suo premio è con lui e la sua ricompensa lo precede. Il Signore sta per ritornare, per certo vuole che noi ci aggiustiamo dinanzi a lui, appianiamo ogni sentiero, la nostra vita, e soprattutto che ci facciamo sul serio con lui, perché egli ha una ricompensa. Ma se noi non lavoriamo per lui, se noi non facciamo niente per lui, penso che questa ricompensa non ci spetterà. Gloria al nome del Signore. Ma il Signore dice che, ecco, di risvegliarci, di ritornarci a lui e di iniziare a operare nel Signore, perché il Signore ci chiederà conto di quello che sarà stato il nostro operato. E come dice il pastore Nino, avremo una conferenza diretta, ognuno di noi dinanzi a lui, e il Signore ci chiederà di quello che abbiamo fatto, delle nostre parole, del nostro tempo, del nostro operato, di tutto quello che egli ci ha donato qui. Ogni cosa che noi abbiamo per certo non appartiene a noi, e anche i talenti che egli ha messo in noi sono un suo dono. Però il Signore dice di non seppellire i talenti, come fece quell'uomo che ne ricevette uno, ma di farli fruttificare per la gloria del suo regno, così quando egli verrà veramente potremmo ricevere questa ricompensa da parte sua. Ma come appunto anche dicono i servi di Dio, non lo dobbiamo fare solo per la ricompensa in sé, ma veramente con amore verso il Signore, perché veramente egli ci ha amato di un amore eterno. Egli ha dato la sua vita per noi, ha dato tutto il suo sangue, tutte le riserve di sangue, di acqua che aveva nel suo corpo. E anche noi dovremmo fare questo in verso di lui e in verso i servi del Signore. E il Signore ci benedica. Amen. 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 Ci vogliamo alzare. Aprite la vostra Bibbia nel libro del profeta Isaia, capitolo 59. Leggeremo dal primo verso al quindicesimo verso. Isaia, capitolo 59, dal primo al quindicesimo verso. Prendete i vostri posti, dal primo all'ultimo. Non voglio vedere gente che attraversa il corridoio per andarsi a fare una passeggiata. Deve restare al proprio posto. I bagni sono utilizzabili per casi inevitabili, indispensabili. Il resto deve sapersi regolare, di stare davanti al Signore e di essere serio davanti a Dio. Vogliamo dire insieme: il Signore sia lodato. Il Signore sia lodato. E benedetto in eterno. Amen. Amen. Ecco, la mano del Signore non è raccorciata per non poter salvare, e la sua orecchia non è aggravata per non poter udire. Ma le vostre iniquità sono quelli che hanno fatto separazione tra voi e l'Iddio vostro, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non ascoltare. Ongiosa che le vostre mani siano contaminate di sangue e le vostre dita di iniquità, e le vostre labbra hanno proferita falsità, la vostra lingua ha ragionato perversità. Non vi è niuno che gridi per la giustizia, né che litighi per la verità. Si confidano in cose da nulla e parlano falsità. Concepiscono e partoriscono iniquità.
fanno spicciare uova d'aspido e tessono tele di ragnoli. Chi avrà mangiato delle loro uova ne morrà, e schiacciandosene alcuno ne scoppierà una vipera. Le loro tele non saranno da vestimenti, ed egli non stessi non si copriranno del loro lavoro. Il loro lavoro è un lavoro di iniquità, e vi sono opere di violenza nelle loro mani. I loro piedi corrono al male e si affrettano per andare a spandere il sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri di iniquità. Nelle loro strade vi è guastamento e rovina. Non conoscono il cammino della pace, e nelle loro vie non vi è alcuna addirittura. Si hanno distorti i loro sentieri, chiunque cammina per essi non sa che cosa sia la pace. Perciò il giudizio si è allontanato da noi e la giustizia non ci ha aggiunti. Noi abbiamo aspettato luce ed ecco invece le tenebre, splendore ed ecco camminiamo in caligine. Noi siamo andati brancolando intorno alla parete come ciechi, siamo andati brancolando come quelli che non hanno occhi. Noi ci siamo intoppati nel mezzodì come in sul vespro. Noi siamo stati in luoghi ermi e solitari come morti. Noi tutti fremiamo come orsi e gemiamo continuamente come colombe. Abbiamo aspettato il giudizio e non ve ne è punto. La salute ed ella si dilunga da noi, perché i nostri misfatti sono moltiplicati dinanzi a te ed i nostri peccati testificano contro a noi. Conciosa che i nostri misfatti siano appo noi e noi conosciamo le nostre iniquità, che sono prevaricare e mentire contro al Signore e trarsi indietro dall'Iddio nostro, parlare di oppressione e di rivolta, concepire e ragionare col cuore parole di falsità. Perciò il giudizio si è tratto indietro e la giustizia si è fermata lontano, perché la verità è caduta nella piazza e l'addirittura non è potuta entrare. E la verità è mancata e chi si ritrae dal male è stato in preda. Ora il Signore ha veduto questo e gli è dispiaciuto che non vi era addirittura alcuna. Vogliamo dire amen alla parola di Dio. Signore, grazie per le testimonianze, per l'opera che tu compi verso quelli che, essendo stati provati, tu li hai altresì liberati ed anche aiutati e consolati. Ti preghiamo che attraverso la tua parola tu ci disponi ancora per grazia quel regno che si è venuto ad oscurare davanti agli occhi nostri, mentre dal principio in spirito per la parola e la visione della tua volontà avevamo davanti agli occhi nostri. Benedici quest'ora, santificala sopra di noi per mezzo della tua parola. Te lo chiediamo per grazia e nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Vi chiedo per favore, non vi fate chiamare.
la massima scrupolosa attenzione per questi pochi minuti che ci sono rimasti, perché stasera debbo sostenere un secondo culto a Sant'Apollinare nella predicazione della parola ed ho bisogno di poggiare la mia testa sul petto del Signore, come fece Giovanni l'Apostolo. Ed è questo il momento nel quale stiamo constatando, come sempre lo abbiamo veduto, lo abbiamo anche provato, perché è sperimentato nel corso di questi anni che si sono susseguiti uno dietro all'altro con svariatissime afflizioni e sofferenze, come d'altra parte non diremmo una cosa per un'altra in mani. Ma per questo noi ringraziamo il Dio, perché se Egli ci vorrà ancora tenere fra il suo popolo e vorrà altresì mantenere la pace fra il suo popolo, la benevolenza e le sue compassioni, Egli ce lo mostrerà e ci dichiarerà che la sua parola eterna non cadrà mai in terra senza avere il suo adempimento. Quando si deve compiere un'opera da parte di Dio, perché è disposta da Dio, perché è ordinata da Dio, perché il Signore richiede che la si compia, perché Egli ha un piano, ha una programmazione ben chiara di ciò che Egli deve operare ed adempiere, sceglie pure gli uomini e i tempi e i mezzi adatti per la realizzazione del suo piano. Ma è ovvio che quando si inizia un'opera e si intraprende secondo il Dio, l'inferno non è stato mai a guardare per osservarsi la scena e quindi stare lì per vedere le cose come andranno a finire. Anzi, fin dal principio in cui quest'opera buona si intraprende nel Signore, qualunque essa sia, c'è sempre un grande nemico, ma che non è più grande del nostro Dio, che si muove per combattere, per travagliare, per scoraggiare, per impedire l'opera del Signore, o che almeno Egli riesca ad allontanarla, e quindi dilungandone il tempo, ritardando il tempo. Ma speriamo nel Signore che quelli che hanno intrapresa un'opera secondo che Dio ha voluto abbiano pure la gioia spirituale, la soddisfazione soprannaturale di vedere la condivisione da parte di chi ne viene a conoscenza e quindi la sollecitazione di cuori che si mettono a disposizione dell'opera di Dio. Questo l'abbiamo visto leggendo i libri della Bibbia, che molti hanno intrapreso delle buone opere, ma non tutte sono state compiute. Molti hanno avuto dei buoni propositi nel Signore ed hanno programmato la loro vita vedendo davanti a sé un futuro
nel quale potevano adempiere i desideri, i pensieri del cuore di Dio sulla base di come Egli si era rivelato loro e aveva parlato loro. Ma io vedo, porto un esempio biblico, in Neemia un personaggio speciale, un uomo deciso che soffre terribilmente per lo suo popolo, che si immedesima nel tempo nel quale Israele stava vivendo senza che potesse entrare nel Tempio di Dio e adorare Dio, che i sacerdoti ufficiassero il loro ministero sacerdotale per offrire i sacrifici sull'altare di Dio. La città, il Tempio, le mura, una desolazione totale. E nella desolazione totale c'è a volte un totale smarrimento, una grande, profonda angoscia. C'è tribolazione e distretta di cuore, ma è necessario che il Signore entri in azione e che intervenga perché i suoi nemici non si rallegrino né pensino di trionfare sopra i figli di Dio. Neemia trovò grazia presso il suo re, ebbe licenza di tornare nel suo paese. Egli si rivolse a tutti i rimasti in Israele e in particolare a tutto Giuda, perché se vi fossero degli uomini disposti a collaborare insieme a lui per riedificare le mura. Lo aveva già fatto Zorobabelle, che Dio scelse perché la città e il tempio fossero riedificati. Ma stavolta toccava a Neemia rialzare le mura abbattute. Le mura abbattute. Quando parliamo di abbattimento, parliamo di sconvolgimento, di scoraggiamento, di abbattimento, quindi di atterramento. E questo si perpetua nei secoli, nelle generazioni che ci hanno preceduti fino ad oggi. Oggi vediamo questa desolazione. Vediamo che la rovina si avanza sempre più, il crollo si fa sempre più totale e non vediamo da qualche parte spuntare delle anime decise ad intraprendere l'opera di Dio, quell'opera abbandonata, non solo trascurata, non solo ignorata volontariamente. Ci si rende conto? Siamo coscienti della realtà, viviamo e vediamo ciò che in effetti stiamo vivendo, ma ognuno se ne rimane al suo posto e nessuno si presenta. Mentre il nemico fa le sue scorrerie, egli va in giro con i suoi predatori che non fanno altro che danneggiare, non fanno altro che distruggere ed ammazzare.
e le anime si fanno ammazzare, si fanno distruggere, si fanno disperdere senza che gli si resiste, senza che gli si contrasti. Quando invece leggiamo: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà via da voi. Perché non c'è più questa reattività o questa reazione? Perché abbiamo piano piano dato spazio a molti altri idoli nella nostra mente e nel nostro cuore, che hanno sostituito la divinità di Cristo e quindi la sua sovrana assoluta signoria in noi. Ed abbiamo dato spazio a questi nuovi moderni dei che hanno ridotto in cenere quella fede che una volta, come una fiamma ardente, illuminava il nostro cammino e nel contempo faceva o ci faceva luce mentre noi andavamo avanti, seppure nel deserto, ma essendo Dio con noi. Grazie a Dio, Neemia ebbe il coraggio, Neemia si dispose, Neemia era deciso che ad ogni costo le mura bisognava rialzarle. Ad ogni costo significa che se doveva costare la sua stessa vita e la vita di chi con lui, insieme a lui, avrebbe collaborato in questo difficile compito, in questa difficile impresa, e quindi esposti al pericolo e alla morte, sapendo che di nemici se ne hanno avuti sempre in gran numero, i quali hanno odiato con persecuzioni e minacce di morte la nostra o l'opera di chi ha operato, iniziando un'opera e portandola a termine. Il diavolo non spaventa chi inizia bene un'opera, chi inizia bene un cammino, chi inizia bene un compito, chi inizia bene nel ministero, nella vocazione o nei doni dello Spirito nella Chiesa. A lui una sola cosa lo fa tremare: quando chi è stato chiamato da Dio per qualunque eventuale buona impresa da intraprendere al suo servizio, nell'opera, nel campo, nella casa di Dio, questi perseveri con costanza, con insistenza e con perseverante decisione. Quando vede costoro che sono ormai decisi di raggiungere l'obiettivo, allora farà come fece con Neemia e quelli, che non furono pochi, ma molti, si disposero a collaborargli. Oggi dov'è questa disposizione? Dov'è questo sentimento? Dov'è questo desiderio? Dov'è più questo coraggio? Dov'è? In quale cuore si sente che ciò realmente esiste oggi? Ecco che i suoi tre più spietati nemici,
di quel tempo furono da Satana aizzati, perché Neemia sì, aveva cominciato l'opera, ma lui non dovrà terminare quest'opera. Ed erano accusati, erano persino decisi di denunziarli davanti al re, ma era stato proprio il re, un re persiano, a dare licenza a Neemia perché tornasse nel suo paese per edificare le mura battute. Gloria al Signore. Di questi nemici ce ne sono sempre stati, fratelli, e che continuano a mandare lettere minatorie, come fecero con Neemia, cercando di trarlo in inganno con la scusa di incontrarlo in qualche luogo e parlargli personalmente e raccomandargli così di smetterla, di finirla con quest'opera. Che cosa pensi di fare? O che chi ti credi di essere? Quando si pensa a ciò, è Satana che ardisce un piano per mezzo del quale distruggere l'opera di Dio. Ma vediamo in Neemia il coraggio della fede, quella fede che insiste dentro di lui ed egli convinto al 100% che sarebbe stato all'altezza, capace per il Signore, non per le sue forze, di portare a termine l'opera, non si fece scoraggiare, non si fece intimidire, non si fece ostacolare, né tantomeno nessuno poté ritardare la sua opera, perché in soli 52 giorni di lavoro diurno e soprattutto notturno, gloria al nome del Signore, le mura furono riedificati. E quando i suoi nemici lo seppero, ne furono confusi e svergognati. Il Signore li atterrò e il Signore gli fece vedere che la sua mano non è raccorciata in verso quelli che non hanno raccorciato il loro cuore e la loro disposizione al servizio di Dio. Era lì, la mano del Signore era con loro. Gloria al Signore, Dio sia ringraziato. Alleluia, alleluia al Signore. Questa è l'opera di Dio e Satana cerca di impedirne il corso, impedirne l'edificazione, impedirne l'adempimento, e la sua finalità sarà quella di dare gloria a Dio. Ma diamo gloria a Dio per Neemia, che è stato usato da Dio, che è stato preposto da Dio, che è stato unto da Dio, perché ricevette da Dio l'aiuto, la guida, ma anche la sapienza, il discernimento, ed ebbe anche l'intuito di comprendere le intenzioni malvagie dei suoi accaniti nemici. Oggi lo vediamo più che mai. L'accanimento dei nostri avversari
si fa sempre più forte, sempre più numeroso, sempre più agguerrito, sempre più scatenato. Capite, fratelli? Ma Neemia rimase fedele. Egli restò saldo, non si smosse nemmeno d'un millimetro dal posto in cui Dio l'aveva posto per essergli un fedele collaboratore. Dov'è oggi la collaborazione? Dove oggi la disposizione del cuore? Dove vi sono mani che restano sempre più rimesse e ginocchia che vacillano sempre più? E quindi, quando diciamo ginocchia, vogliamo dire di gente che si allontana sempre più dallo stare davanti a Dio ai suoi piedi. E dalle mani rimesse, ciò significa che quelli che avevano intrapreso il lavoro di Dio e Dio gli aveva posto in mano un aratro per lavorare, aratro, vocazione, dono, ministero, chiamata, questi piano piano hanno allentato le loro mani e si sono piano piano stancati. C'è molta stanchezza per le cose di Dio. Si manifesta addirittura una specie di fastidio. Se oggi noi canteremmo 100 volte un cantico, o 50 o 10 volte, diremo: ma ancora dobbiamo cantare. Se una preghiera si intratterrebbe per qualche ora in più, diremmo: ma ancora dobbiamo pregare. Se ci suddivideremmo nella città e porteremmo il Vangelo di Gesù nella linea del possibile, nella disponibilità del nostro tempo, ma che appartiene a Dio e non a noi, diremmo: ma sempre bisogna evangelizzare. E se ci si deve mettere a disposizione nel prossimo, essendo nelle sue particolari sofferenze, necessità ed esigenze, diremo: ma ancora dobbiamo fare del bene e disporci senza limiti. La stanchezza non è altro che la pigrizia, la svogliatezza, l'indifferenza che han preso il posto della disposizione del gentile, premuroso e cortese amore verso chi soffre, verso chi è debole, verso chi è nel bisogno. Gloria al Signore. Minacce di morte. Gloria a Dio. Durerai per poco. Non sarai in grado di riuscirvi. Ti combatteremo da ogni lato, cercheremo in ogni modo di scoraggiarti, di farti venir meno, di scoraggiare quelli che ti stanno vicino, di abbatterli, perché quest'opera non si faccia. Mi state ascoltando stamattina? Ma per quelli che onorano il Signore e onorano anche i Suoi servi, ricordo che Davide, perseguitato da Saul, fra monti, fra caverne e deserti, con una spietata, violenta manifestazione di odio, un odio mortale, ad ogni costo lo voleva sapere, lo voleva vedere morto.
perché aveva compreso, e già dal principio, quando egli cominciò a peccare davanti al Signore dopo i suoi 2 anni di regno, seppe da Samuele che il Signore si era scelto un altro uomo al posto suo, un uomo secondo il suo cuore. Questo egli non lo dimenticò, e quando comprese che quell'uomo che Dio aveva ordinato per essere re sopra Israele era Davide, divenuto suo genero, che aveva messo a capo del suo esercito e che gli aveva portato sempre vittorie, vittorie, vittorie sopra i suoi nemici, l'odio lo consumò. L'odio gli fece straripare la vendetta, e nel suo cuore disse: io lo debbo eliminare, perché se un re deve regnare, debbo essere io e soltanto io. Ascolta, sorella. Ma questo era il suo pensiero, ed era nel suo cuore, ma non era nel pensiero e nel cuore di Dio. E così tra il deserto di Zif e il deserto di Engedi, per ben 2 volte il Signore glielo diede nelle mani a Davide. La prima volta dentro una spelonca, dove egli si allontanò dai suoi uomini per fare i suoi bisogni naturali, e Davide è entrato in quella spelonca, poteva ammazzarlo in un istante. E i suoi uomini vicino a lui gli dissero: ecco, il tuo nemico ti è dato nelle mani, cosa ci aspetti per ucciderlo? Ma Davide, pur sapendo che Saul era uno scaduto, uno sviato, un separato da Dio, che era oramai nella trappola di Satana, è divenuto un pazzoide. Ve lo dico per avvertimento, che quelli che cadono dal cuore di Dio rasentano la pazzia del manicomio. Io ne sono testimone davanti a Dio di esseri che sono andati a finire al manicomio per essersi separati da Dio. Mi state ascoltando? Davide disse: no, no, non metterò la mia mano addosso contro all'unto del Signore. Gloria a Dio! Sarà il Signore a vendicarmi nei suoi confronti, perché egli mi perseguita e mi odia senza ragione, senza che io gli abbia fatto alcun male. Anzi, sono stato usato per la casa reale e per il suo regno in fin di bene e non di male. Gloria al nome del Signore. Dio sia ringraziato. E così nel deserto di Engedi, quando egli dormiva con tutta la sua gente, avendo vicino a sé il gran generale Abner, ma dormivano un sonno profondo, e la scrittura dice che quel sonno profondo glielo mandò il Signore. Un sonno pesantissimo. Voi avete sperimentato quando avete il sonno pesante? A volte neanche le bombe vi fanno svegliare. Ma quelli dormivano profondamente, e Davide
scese con i suoi uomini assieme ad Abisai, uno dei suoi generali. Gloria a Dio. E quando fu vicino a Saul, Abisai gli ha detto: cosa aspetti? Vedi qua e ce l'hai. Se tu me lo permetti, io gli infilerò la sua lancia e lo conficcherò qui a terra dove egli sta per dormire, e non ci sarà bisogno di darcene due colpi, basta uno solo. Ma Davide disse: no, Dio mi guardi da un tal pensiero, da un tal desiderio micidiale, perché io non metterò addosso la mia mano contro all'unto del Signore. Fratelli, se Davide ha usato benignità, ebbe rispetto e onorò uno scaduto, ma che ancora regnava sopra Israele, quanto più questo amore, questo rispetto e questo onore si deve portare agli uomini che sono rimasti fedeli a Dio. Gloria al Signore, grazie a Dio, alleluia. Sorella, guarda avanti, Dio è buono, dobbiamo completare l'opera, perché la mano del Signore, disse Neemia, non è e non sarà raccorciata in verso di noi. Perché? Perché ci siamo disposti a fare tutto quello che ci ha ordinato e noi lo vogliamo eseguire fino all'ultimo. Alleluia! E allora la mano del Signore gli fu stesa e fu con Neemia e i suoi collaboratori. Ce n'erano di quelli che vegliavano tenendo con una mano la propria arma e con l'altra lavoravano edificando le mura abbattute. Ti ricordo che lo spirito dei santi profeti vive dentro di me. Devi stare attenta. È buono Gesù, fratello. Alleluia. 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 Ci fu tempo per adempiere la volontà di Dio. L'opera di Dio. Il lavoro di Dio, ma dentro il carattere, la disciplina e gli ordini impartiti da Dio. Gli uomini di Dio non lavorano così in modo indisciplinato, indiscriminato, in modo confuso, in modo disordinato. No, no. Loro eseguono come fece Noè, che eseguì il disegno, il progetto che il Signore gli descrisse minuziosamente di come egli doveva costruire l'arca per la salvezza di Noè e della sua famiglia. Potremmo chiamarla oggi una piantina planimetrica, un progetto strutturalmente, direi, di vasta ingegneria. Ma Noè, che ne sapeva di costruzione, e dei suoi figli che ne sapevano? Alleluia!
Generalmente al loro tempo la gente viveva quale agricoltore o contadino che si voglia dire e quale pastore, ma d'altro non sapeva fare in linea di massima. Gloria al nome del Signore. E se c'era gente che lavorava la pietra o il rame o il ferro, la loro conoscenza era sempre limitata ed era una conoscenza relativa. Ma il Signore, avendogli dato il disegno, la piantina, il progetto, gli diede anche l'intelligenza e la forza, insieme alla buona volontà. Tu l'hai perduta questa buona volontà, è vero? Vieni nella casa di Dio a strascinone, perché qualcuno ti spinge dietro per dire andiamo, e l'altro ma che fai stamattina? Ci vieni. E l'altro ancora ti svegli? Sono le 9:30, ci dobbiamo andare in chiesa. Satana è riuscito ad invadirti, a strasognarti con visioni e sogni impudici, luridi, lussuriosi. E da te è svanita la visione delle cose appartenente al regno di Dio, quelle sono vere, quelle sono opere solide e sicure che tu puoi intraprendere e compiere non avendo né perplessità né indugi, perché li compi con l'aiuto, la presenza e la guida dell'Onnipotente Dio. Alleluia. Pensi per caso di deriderti di qualcuno, di beffarti di qualcuno e di dire ancora a qualcuno: ma che ci vai a fare? Lascia perdere, è tempo sprecato. Fai altro di utile, fai altro di importante, di interessante, pensa ad altro, lascia stare tutte queste fandonie religiose. Ti avverto che tu diventerai un empio se non ritorni al Signore. Diventerai un nemico di Dio, perché il nemico di Dio si impossesserà di te, come fece con Giuda, del quale è scritto che alzandosi dal tavolo, dove era Gesù e i suoi discepoli, nell'ultima Pasqua, dove istituì la cena per lo popolo di Dio in ricordanza della sua morte in croce, la scrittura dice che Satana entrò, non attorno, dentro, entrò in Giuda. Gloria a Dio. La mano del Signore non è raccorciata. Abbiamo molti nemici che ci fanno guerra e ci odiano. Vediamo un altro personaggio all'opposto di Neemia, fedele servitore di Dio. Vediamo un altro invece che ebbe a che fare con la giustizia di Dio, perché in ogni regno, in ogni generazione, così in ogni opera, Dio ha provveduto sempre, anche se uno, due, quelli che sono, dei fedeli, degli uomini, delle donne
amano la giustizia, che regnano perché si compia e sia onorata fra gli uomini disonesti. E Aman era uno di quelli. Aman l'Agaggita era un nemico spietato dei giudei, soprattutto da quando ebbe a che fare con Mardocheo, che stava davanti al palazzo del re. Lo odiava, non lo poteva vedere. Alleluia! Egli cercava gli onori dell'uomo, la gloria dell'uomo, essere riconosciuto dall'uomo, innalzato dall'uomo, ma mentre odiava il popolo di Dio, lo odiava in Mardocheo, e a cagion di lui egli determinò di distruggere tutti i giudei di tutto l'impero persiano, composto di 120 province. Capite? Gloria al Signore. Ma ecco che il Signore scelse Ester per essere regina nel regno di Persia. E Mardocheo, che oramai l'aveva come una figlia, amava il Signore Dio di Israele. Alleluia. Grazie al Signore. E così, avendo ricevuto onori, gloria, potenza, ricevette anche dal re carta libera. Gli mise il suo anello nelle mani e disse: questo ti conferisce l'autorità, la libertà, la libera scelta di fare quello che tu hai in proposito. Il denaro che tu hai disposto da mettere nelle casse dello Stato, del regno, del re, tienitelo per te. Ma tu fai quello che hai in cuore. E così la sorte cadde nel 13° del 12° mese di Adar. Quello era il giorno della eliminazione di tutto Israele, e non solo, ma perché ci si impossessasse di tutti i loro averi. Alleluia! Non era solo quello di distruggerli a modo di interdetto, ma Aman ne aveva pure. L'avaro, malvagio, feroce desiderio di impadronirsi di tutto quello che apparteneva ai giudei. Ma si pregò, si digiunò, il Signore esaudì la preghiera. Alleluia, al nome del Signore. Il Signore permise che Aman fosse scoperto. Quando il re chiese dei libri di memoria che si leggessero, perché non poteva dormire, lì si lesse che Mardocheo aveva sventato un tradimento da parte degli eunuchi del re, che erano intenzionati ad ucciderlo. E fu Mardocheo a mettere in guardia il re perché la sua vita fosse salvata. E il re ha detto: ma cosa abbiamo fatto per costui che ha salvato la vita del re? Non abbiamo fatto nulla. E così Aman fu costretto, per ordine del re, di portare a cavallo, del cavallo del re, Mardocheo, di portare su di sé i suoi vestimenti reali e dire davanti a lui: questo bisogna fare a colui il quale il re avrà voluto onorare. Ma nel frattempo aveva ricevuto l'ok da parte del re di distruggere i giudei e di far impiccare Mardocheo. Ma ecco che quella alta
impiccagione o forca che aveva preparato per Mardocheo, Dio l'aveva destinata ad Ama, perché è scritto così nella parola di Dio: chiunque cava una fossa per il suo proprio prossimo, che vive nella giustizia e nel timor di Dio, egli stesso vi caderà dentro. E così fu per Aman, così fu per i suoi 10 figli, e la sua casa fu distrutta. I giudei si potero difendere, e dappertutto la forza di Dio li riempì fino ai piedi. Gloria al Signore! Non solo si difesero, ma essi li misero a tutti a fil di spada. E il Signore riportò una grande vittoria. E ancora oggi in Israele si festeggia la festa del Purim, che ricorda a tutto Israele che nel 13° giorno del 12° mese di Adar dovevano essere eliminati, invece furono loro ad eliminare i propri nemici. Questa festa si festeggia nel mese di febbraio, giorno 13 e 14, talché fra i giudei si mandano anche regali da un punto all'altro, ricordando la vittoria del Signore. Mosè ebbe dei nemici e furono inghiottiti dalla terra. Neemia ebbe i suoi nemici, furono confusi, svergognati e sfaldati. Israele in Aman ebbe un gran nemico ed egli perì con tutta la sua famiglia. Per quelli che rimangono fedeli e sono ubbidienti a Dio e non persistono nei loro peccati, nelle loro iniquità e nelle brutture della loro carne, né nel rancore, nella calunnia, né nel risentimento, né nel pregiudizio, a questi il Signore è promesso loro che la sua mano non si ritrarrà mai, né la sua orecchia diverrà mai sorda all'udire delle loro supplicazioni. Per altri invece la mano del Signore, abbiamo letto, si ritirerà e la sua orecchia diventerà sorda, perché non ascolterà più le loro preghiere fin tanto che non ubbidiranno a quello che lo Spirito Santo vi ha fatto ascoltare stamattina, fratelli. Confessate i peccati gli uni agli altri prima che arriviamo alla prossima settimana. Fatelo per telefono, fatelo per lettera, fatelo di persona, fatelo! È la volontà di Dio per la vostra salvezza e per la vostra liberazione. Non dovete soffrire di vittimismo o di autocompassione o commiserazione. Questa è disonestà. Dovete essere sinceri e confessare i peccati che ribollono nella vostra mente e nel vostro spirito, dei quali non vi potete liberare neanche se chiedete perdono da qui a qualche mille anni or sono. Dovete liberarvi, come fecero i santi del Nuovo Testamento. Davanti a Giovanni Battista, chi andava al battesimo, leggete la Bibbia, confessava i peccati pubblicamente. Al tempo degli apostoli, Fatti 19, è scritto che tutti quelli che credevano, che venivano davanti agli apostoli, essi dichiaravano
e confessavano tutto quello che avevano fatto. Capite? E la gente era liberata, il loro cuore veniva addolcito e la loro anima ristorata. Lo hanno fatto pochi della Chiesa, ma la gran parte, se resistete ancora, non mi fate dire quello che il Signore mi ha mostrato stamattina. Fatelo per il vostro bene. È inutile che vi salutate fra di voi quando avete delle riserve, quando avete fatto dei pregiudizi fra voi. Come potete dire pace? La vera pace consiste nell'avere amore gli uni verso gli altri. Un amore sincero, santo, onesto, leale, sincero, veritiero. È un ordine che avete ricevuto stamattina. Guai a chi non lo eseguirà. È buono Gesù, fratello. Sono qui e la sofferenza di Cristo è immensa nella mia vita. Se Dio ve la dichiarerà anche il 10%, voi vi sentireste morire dentro di voi, perché chi ama lo spirito della parola di Dio ed è già un rappresentante di Lui nel vero senso della parola, soffre le cose scritte di Cristo e di quelli che l'hanno amato. Amen. Amen. Al Signore, che questa mattina ha parlato chiaramente ad ognuno di noi e prestamente ognuno si disponga di obbedire, siano rese lode, onore, ringraziamenti per Gesù Cristo, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. A voi che ci seguite in diretta, Dio vi benedica. Vi amiamo nell'amore di Cristo. Preghiamo per ognuno di voi. Così fate voi per ognuno di noi, perché ne abbiamo bisogno tutti i giorni. Vi salutiamo dandovi il nostro arrivederci nel Signore. Che Dio sia con voi. Amen. Alziamoci. Spirito Santo. Gloria a Dio. Gloria a Dio, meraviglioso è il Signore, grazie a Dio, gloria al nome del Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al Signore.
Amen. Ricordiamo alla Chiesa che la prossima domenica, con la cena del Signore, avremo la presentazione al Signore della piccola Chiesa Arena. Preghiamo che Dio ci dia libertà di poter tenere il prossimo culto all'aperto nella cittadina di Sant'Antimo. Preghiamo nel Signore perché Dio prepari questa prossima campagna evangelistica. Avanti, fratelli, passino per l'offerta. Di carnalità, l'iniquità e il peccato siano rimossi, che la fede, la forza e il vigore di Cristo nel cuore di chi possiede un vaso in santificazione e timore riversa sopra di loro una nuova ricca ed abbondante unzione, perché riposi sopra il lembo del loro cuore e della loro mente. E affido a te, con l'amato fratello Nicola, la sua propria moglie e i suoi tre bambini, grazie del piccolo Ruben, del grande miracolo che hai compiuto, del quale ti siamo grati e riconoscenti, perché la tua parola è verità e le tue promesse sono veraci e son fedeli, e sono sì ed amen per quelli che ti aspettano con umiltà. Così ti chiedo grazia per l'amato fratello Angelo, la sua consorte e i suoi figlioli Mario ed Alessandro. Prendi cura di questa famiglia. Quanto prima fammi vedere lo Spirito tuo scendere su di loro, perché siano suggellati per il giorno della redenzione. Così ti prego per Enzo, Rosetta e la piccola Lidia. Trasforma il loro corso di vita e abbiano un grande recupero nel Signore attraverso la preghiera, l'unità dello spirito e dell'amore. Così la sorella Lucia e la piccola Giusi affidiamo nelle tue mani. Resta con ciascuno di loro e falli tornare in pace con la tua presenza. Nel nome di Gesù.
benedetto in eterno. Man mano vi ungo d'olio, tornate ai vostri posti. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie nostro Padre, nel nome del Signore Gesù, 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 grazie nostro Padre, nel nome del Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù. Grazie Signore, grazie. Amen. Facci più fede a te Signore, facci più fede a te Signore, al tuo parlare, fedelmente camminar, facci a te, oh Signore, più fede. Facci a te, oh Signore, più fede. Facci a te, oh Signore. Abbiamo anche alcune copie della festa della scuola biblica, chi eventualmente la vorrebbe prendere sarà a vostra disposizione. Pregate per noi che stasera siamo a Sant'Apollinare, capisco che avete premura, ma io la domenica se non sono le 10:30 non arrivo mai a casa. Voi avete mangiato e avete pure cominciato a riposare. Io stasera entro le 5 qualcosa già devo essere per strada e raggiungere Sant'Apollinare per andare a servire il Signore. Spero di vedere qualche famiglia che avrà a cuore di venirci a trovare. Alziamo le nostre mani. Signore, ti raccomando, Padre, ogni anima che ha ricevuto la tua parola stamattina, tu vedi che il cuore tuo dentro di me è stremato di grande e profonda angoscia e sofferenza per cagione del tuo popolo. Intervieni, Signore, mostrami ancora una volta la via per la quale ognuno di noi deve camminare e che ci sia obbedienza alla voce di Dio. Resta con noi. Grazie per il culto che avremo a Sant'Apollinare, per la benignità e l'amore che ci mostrerai e ancora durante tutta la settimana che le sorelle tornino alla riunione del lunedì, che nei culti non si manchi del martedì e del giovedì. Ritorna, ritorna a vedere nel tuo popolo una vera decisione per Cristo e per lo suo regno. A te ci affidiamo, nostro Padre, perché ora resti con noi ed accompagni in pace ciascuno col sangue, la parola di Dio e lo Spirito tuo Santo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto, in eterno. Amen. Fratelli, perdonatemi
Vi saluto da qui, ho bisogno di ritirarmi in ufficio. Vi amo nell'amore di Cristo, ci vediamo nel corso della settimana. Dio sia con voi.